grosso merito, il migliore, secondo me, sottolineo grosso come una casa secondo me, però è una persona che arrivi da economia con delle conoscenze finanziarie, poi un giorno diventerà il CFO, una persona che arrivi da, stiamo parlando di startup web, nella mia testa c'è una startup web, non clean tech, non altre cose, una persona che arrivi da ingegneria informatica, possibilmente ingegneria informatica e non informatica, che sono meglio ingegneri informatici, e una persona, il creativo, cioè quello che sappia fare la comunicazione, che sappia aggiungere valore a una discussione su, insomma, una discussione creativa sul prodotto, che sappia fare, senza occupare della parte di comunicazione, cioè di scrittura e grafica. Queste tre persone, secondo me, sono i tre pilastri base di una startup. Sì, dispari per prendere le decisioni rapidamente, questo sicuramente. Quindi dispari, le opzioni diventano 1, 3, 5, poi siamo troppi. 1 non va bene, e 5 inizia a essere in tanti, cioè è molto probabile che qualcuno lo perda per strada, che non creda fino in fondo al progetto. Se sei in 3 invece, sai, no? Uno sgabello con tre gambe, tutti e tre sanno che se uno se ne va, casca tutto. Se sei in 5 c'è sempre quello che cazzeggia, ma no, tu non fai quanto noi, insomma è una situazione più difficile da gestire.